Ecco gli ascolti TV di ieri, martedì 6 settembre, per la nuova programmazione del pomeriggio in TV, chi ha vinto la sfida dell'Auditel il ritorno di pomeriggio 5 con Barbara D'Urso e la prima puntata della vita in diretta con Alberto Matano? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Ecco gli ascolti TV di ieri, martedì 6 settembre, per la nuova programmazione del pomeriggio in TV, chi ha vinto la sfida dell'Auditel il ritorno di pomeriggio 5 con Barbara D'Urso e la prima puntata della vita in diretta con Alberto Matano? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche, uomini e donne oggi, quando inizia? Orario, nuovi tronisti, anticipazioni prima puntata ascolti TV di ieri pomeriggio, martedì 6 settembre 2022, chi ha vinto tra Barbara D'Urso e Alberto Matano? Giornata ricchissima quella di ieri pomeriggio, martedì 6 settembre 2022, che ha visto il ritorno di pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sfidare la prima puntata della vita in diretta con Alberto Matano, ma chi ha vinto in termini di ascolti TV? Ecco tutti i dati di ieri sera, la vita in diretta conquista 1.516.000 spettatori con il 18,8%, presentazione 1.264.000, 16,5%. Su Canale 5, invece, pomeriggio 5 conquista 1.418.000 spettatori con il 18,7% nella prima parte e a 1.450.000 17,5% nella seconda, i saluti 1.390.000 16,1%. Il ritorno di Barbara D'Urso pomeriggio 5 vedrà alla conduzione l'inossidabile Barbara D'Urso. I telespettatori ritroveranno la storica conduttrice al timone del suo show, nonostante le voci degli ultimi mesi che l'avrebbero voluta lontana dall'ammiraglia del Biscione per via di un ipotetico mancato rinnovo del contratto con la rete. Nonostante queste insistenti male lingue, così non è andata. Nel corso della conferenza di presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi in persona ha annunciato ufficialmente che D'Urso rimarrà nella scuderia della rete, ammettendo però come La Pupa e Il Secchione, altro programma da lei condotto su Italia 1, sia stato un esperimento riuscito solo in parte. Quindi, quello show non tornerà nella stagione televisiva 2022/2023. Verrà affidato qualcos'altro a Barbara D'Urso? Per il momento, non è dato sapere. Ma non è da escludersi. Cosa c'è stasera in TV? Lo scontro a colpi di ascolti TV di stasera vedrà la serie Solo uno sguardo su Canale 5 scontrarsi con il film La mia bella famiglia italiana su Rai 1. Non segui ancora su Instagram? Recupera subito cliccando qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!